Tanto tempo fa, due razze regnavano sulla Terra, umani e mostri. Un giorno, fra le due scoppiò una guerra. Dopo un lungo scontro, gli umani ebbero la meglio. I vincitori rinchiusero i mostri nel sottosuolo con un incantesimo. Molti anni dopo, Monte Ibot 2010X. Le leggende narrano che chi scala la montagna non fa più ritorno. Undertale. Benvenuti, assistenti, nel mio let's play di Undertale, la prima serie non Pokémon di questo canale. Ci sono un paio di cose che devo dire da subito. Intanto però, just in configuration un attimo. Questo ok. Questo ok e questo ok. Perfetto. Diciamo, ok, Z vi invio, nel mio caso X perché sto giocando con il controller della Play 4. Per confermare, cerchio nel mio caso, oppure Z o Shift per annullare. C o Control, meno in game, nel mio caso Option. F4 schermo intero, sto giocando e giocherò questo let's play a schermo intero. Esc premuto per uscire, perdi quando finisci PS. Ci sono da dire tante cose, ma ora iniziamo la partita e dai un nome all'umano caduto, che saremo noi, a inizio gioco con il filmato, per cui Pocket. Finito. È giusto? Pocket? Sì. Ed eccoci qui, ok. Siamo dei felicissimi bambini, molto tanto felici. E che strano, in mezzo a un buco di una montagna c'è un piccolo prato che è soltanto un cerchio di prato, il resto è deserto con dei fiori gialli. Sono sicuro che non sarà affatto un posto importante per i fini del gioco. Buondì, io sono Flowey, Flowey il fiorellino. È la tua prima volta nel sottosuolo, non è vero? No? Wow, hai un'aria confusa. Qualcuno ti dovrà insegnare come vanno le cose qui. Nessun problema, ci pensa il piccolo Flowey. Pronti? Via! Vedi quel cuore? È la tua anima, il culmine della tua essenza. Ora la tua anima è debole, ma può crescere. E come? Aumentando il love. Per cosa sta? Ovvio, love, amore. Ma anche tu un po' d'amore, non è vero? Non ti preoccupare, ne dividerò un po' con te. Qua giù il love è condiviso tramite questi piccoli petali dell'amicizia. Pronti? Via, prendi più che puoi. Io so, quindi evito. Ehi, amico, li hai mancati? Proviamoci ancora, ok? Idiota. In questo mondo uccidi. O vieni ucciso. Come potevo lasciarmi sfuggire un'occasione del genere? Crepa! Chiedo scusa se si è staccato il Joy-Con. Un momento. C'è il controller. Devo giocare così, ok. Che mascalzone, torturare una creatura tanto innocente. Non temere, tesoro mio. Io sono Toriel, custode delle rovine. Passo qui ogni giorno per vedere se qualcuno è caduto giù. E sei il primo umano che vedo da molto tempo.
Vieni, ti guiderò per le catacombe. Da questa parte. Eh sì, mamma capra. Ci sono altre cose da dirvi ora, passo passo. Prima cosa, l'ombra delle rovine ti sovrasta, riempiendoti di determinazione. Per essere destinati e possiamo salvare. Allora, sono tante cose da dire. Il primo, ovviamente non è la mia prima run ad Undertale, ma ho cancellato i dati per poter portare il let's play da zero senza che il gioco sappia che ho già giocato, perché sì. Ti do il benvenuto nella tua nuova dimora, tesoro mio. Permettimi di istruirti sul funzionamento delle rovine. Le rovine sono piene zeppi di rompicapi. Sono un'antica fusione tra passatempi e modi di aprire le porte. Bisogna risolverli per procedere di stanza in stanza. Ti prego di prenderci la mano. Solo io non sento l'host. Passeranno solo gli impavidi, i coraggiosi o gli incoscienti. Non seguono le vie di mezzo. È un consiglio, non seguire la via di mezzo. No, non sento l'host. Ok, ora sì. Perfetto. Ma se noi lo riattiviamo non si può, ok. Option me l'ha preso. Allora, intanto noi siamo Pocket, abbiamo 20 PV. Vabbè, 0 attacco, 0 difesa, 0 PE. E il prossimo livello tra 10 PE. Arma, bastone, equipaggiamento cerotto. Ok. Non abbiamo oggetti. E va bene. Ora, ci sono tanti modi di giocare ad Undertale. Intanto solo facciamo sto passo da caso. Ci sono tanti modi di giocare ad Undertale. Si può uccidere qualsiasi nemico. Si può risparmiare qualsiasi nemico. Si possono risparmiare barra uccidere determinati nemici. Ora vi dirò con calma. Per poter proseguire dovrai attivare diversi interruttori. Non temere, ho segnato quelli che devi premere. Ok. Premi Z, nel mio caso X, per leggere i cartelli. Wow, grazie. Segui la strada. Wow, grazie di nuovo. Beh, per i primi minuti di gioco non ci sono problemi perché c'è mamma Toriel che ci aiuta. Splendido, sono fiera di te, tesoro. Andiamo alla prossima stanza. Poi più in là vedremo. Essendo un umano, nei sottosuoli i mostri potrebbero aggredirti. Dovrai essere pronto a questa evenienza. Ma non temere, è un processo semplice. Quando incontri un mostro, entrerai in una lotta. Durante la lotta, inizia una conversazione amichevole. Tu guadagna tempo, ci penserò io a risolvere il conflitto. Allenati a parlare con questo manichino. E prima battaglia del gioco, vi spiegherò durante la battaglia le varie run. Hai incontrato il pupazzo. Perché ho detto pupazzo in questo modo lo scoprirete tra un bel po'. Allora, possiamo lottare contro il pupazzo. Io non lotterò quasi mai. Quasi. Possiamo fare usa per usare gli oggetti. Possiamo fare pietà, risparmia o fuggi. Userò sempre e solo risparmia tranne per una battaglia. Forse due. E poi possiamo agire. Io agirò e basta. Osserva. Pupazzo, attacco 0, difesa 0. Cuore di cotone e occhio bottone. Qual è la tua intenzione? Ok, se ne sta lì. Se ne sta lì? Impalato? Ok. Parliamo. Parli al pupazzo. Pare che non gli vada di chiacchierare. Toriel sembra contenta di te. Abbiamo vinto e non abbiamo guadagnato né punti esperienza né oro perché abbiamo letteralmente parlato con un manichino. Ah, ottimo! Te la cavi benissimo. C'è un altro rompicapo in questa stanza. Chissà se riuscirai a risolverlo. Beh sì, sono abbastanza semplice. Poi ci sei tu, mamma Toriel. Ciao mamma Toriel. Stavo giusto aspettando che succedesse. Craccarana ti attacca. Non sorprendere un mostro. Ok, osserva. Attacco 4, difesa 5. La vita è difficile per questo nemico. Già. Mamma capra farà questo. Non ci lascerà indipendenza come qualsiasi madre iperprotettiva. Comunque, notate bene il simbolo che Toriel ha sulla maglia. Dico solo questo. La stanza sinistra fa da mappa alla stanza destra. Altro consiglio. Mamma? Questo è il rompicapo, però... Vieni, dammi la mano. Memorizzate molto bene questo puzzle, perché ci servirà molto più là. E comunque, che cosa carina, mamma è così preoccupata per noi che ci aiuta con i puzzle. Non abituatevi a questa situazione illidiaca, perché non durerà per molto. I rompicapi sembrano un po' troppo pericolosi per ora. Va bene. Te la sei cavata benissimo fino a qui, tesoro mio. Tuttavia, ho una richiesta difficile da farti. Vorrei che tu attraversassi questa stanza senza di me. Ti prego di perdonarmi.
No, mamma. Informazioni generali, visto che non devo narrare. Questo gioco va a 30 fps, per cui verrà montato, renderizzato e pubblicato a 30 fps. Non ci posso fare niente, è stato programmato così questo gioco. E anche per la grafica, mi direte, è una grafica abbastanza meh. Vi prego comunque di dare una possibilità ad Undertale, andando oltre la grafica. Non fate l'errore che feci io nel 2015, giudicando per la grafica, fidatevi. Salve tesoro mio, non temere, non ti avevo abbandonato. Ero solo nascosta dietro a questo pilastro. Grazie per aver avuto fiducia in me. Tuttavia, questo esercizio aveva uno scopo importante: verificare la tua indipendenza. Devo sbrigare alcune faccende, dovrei stare per un po'. Ah, un po'? Per conto tuo. Per favore, rimani qui. Esplorare da soli è pericoloso. Ho un'idea. Ti darò un telefono cellulare. Se ti serve qualcosa, chiamami subito. La domanda pratica è: siamo letteralmente sottoterra. Come prende il segnale? Non lo so. Comportati bene, d'accordo? Ovvio, mamma capra. Allora. Ovviamente noi andremo avanti perché wow, Darlene. Pronto. Pronto, sono Torial. Non hai lasciato la stanza, vero? Più avanti ci sono dei rompicapi che ancora devo spiegarti. Sarebbe pericoloso provarli senza il mio aiuto. Comportati bene, d'accordo? Ok, mamma, vediamo quanti usiamo di registrazione. Fare scricchiolare le foglie per gioco ti riempie di determinazione. Vedremo poi cos'è questa determinazione. Siamo a 9 minuti, ok. E arrivano le macchine dannate fuori. C'è scritto prendine una. Prendine la caramella? Sì. Allora, caramella per mostri, ok. Informazioni: caramella per mostri, cura 10 PS. Ha uno spiccato sapore di non liquirizia, il che mi fa benissimo perché la liquirizia mi dà fastidio. Tra l'altro, ora abbiamo il menu cellulare e possiamo salutare la mamma, corteggiarla, sapere la sua storia e chiamarla appunto mamma. Salutiamola. Parla Torial. Volevi solo salutare? Va bene. Ciao. E spero ti basti. Ok. Chiamiamola mamma. Sono Torial. Eh? Mi hai appena chiamato mamma? Beh, immagino che ti renderebbe felice chiamarmi madre. Va bene, allora chiamami pure come desideri. Oh, ti fa piacere, vero mamma Torial? Tanto l'hai sparito come... Wow. La tua storia. Sono Torial. Vuoi sapere di più su di me? Beh, temo che non ci sia molto da dire. Sono solo una sciocca vecchietta che si preoccupa troppo. E sì, tecnicamente Torial effettivamente è anziana e quindi dovrei dargli tipo questa voce qui, che tanto ci sta anche da Dio perché è una capra, ma non lo farò. Eh? Oh, sei adorabile, ti pizzicherei le guance. Sono certa che puoi trovare di meglio di una vecchietta. Smetti di dirlo. Ok, questa era quella che si poteva fare. Un altro save, per favore. Ok. Andiamo avanti ovviamente. E ora che non c'è più mamma Torial, i mostri effettivamente possiamo combattere. Non ho parlato con quella craccarana, caspita. Osserviamolo. Ghilbizzo, attacco 5, difesa 0. Questo mostro è troppo emotivo per combattere. Ok. Non dimenticate questo attacco. Si diffonde una odore di lavanda e antitarme. Ok. Consoliamolo. A metà della tua prima parola, Ghilbizzo scoppia in lacrime e fugge via. Ok. D'accordo. Parliamo con la craccarana che mi l'ho dimenticato. Craccarò, craccarò. Chiedo scusa, umano. Avrei un consiglio sulle lotte con i mostri. Se agisci in un certo modo, lotti fino ad averli quasi sconfitti, attenzione al quasi, potrebbero non volerti più combattere. Se un mostro non vuole combattere, per piacere, abbi un po' di pietà, umano. Craccarà. Si scopre in un'altra run che quella craccarana non ci sarà perché... Cioè, se sarà ammazzata e non ci sarà perché è la craccarana che toglie la lontana. Craccarana si è avvicinata saltellando. L'abbiamo già osservato, quindi complimenta. Craccarana non ha capito cosa hai detto, ma si sente lusingata lo stesso. Arrostisce. Craccarà. Poi salta. Ok. Possiamo risparmiarlo? Sì. Vinto dovuto 0 pie e 2 oro. Ok. Ora, mentre andiamo avanti, questo puzzle è molto difficile. Spoiler, no.
Vi dico un po' di cose per quanto riguarda le run e il modo di giocare per l'appunto ad Undertale. In Undertale ci sono principalmente tre. Tu dimmi solo perché mentre parlo. Pronto, sono Toriel. Solo per sapere, cosa preferisci? Cannella o caramello? La cannella la odio. Oh, capisco, grazie mille. Pronto, sono Toriel. Non è nulla contro la cannella. Oh sì, sì. Cioè, so qual è la tua preferenza, ma... Non ti dispiacerebbe mangiare anche l'altra se ce l'avessi davanti? Ah, va bene, ho capito. Grazie della pazienza, comunque. Detto che mi fa schifo cannella. Dicevo, ci sono tre principali run, la Pacifist Run, la Neutral Run e la Genocide Run. Questa è un'altra crack run, quindi complimento. E la Genocide Run. E poi le run migliorate dei due estremi, pacifisti e genocidi, ovvero la True Pacifist e la True Genocide. Pronto? Non hai allergie, vero? Eh? Perché lo chiedo? Nulla, pura curiosità. Ok, dicevo, io in questo caso seguirò la Pacifist Run, per cui non colpirò né ucciderò nessun mostro, li risparmierò tutti. E forse, e ovviamente farò anche la True Pacifist Run, e forse inizierò anche la Genesis Run. Ora, questo puzzle, come lo si fa? Io vado a caso, anche se so farlo, quindi andrò a caso. Oh no! Chissà perché qui non ci sono le foglie, non ne ho proprio idea. Si vede che non calpestare le foglie è un indizio, perché se qua sotto ci sono le foglie, non dobbiamo cadere sopra le foglie. Dove mai dovremmo andare? Perché ho il pad del controller che si muove da solo ogni tanto? Non lo so. Come nelle live di Pokémon. Allora, come si fa questo puzzle? Beh, se sotto in questo punto non c'erano le foglie, forse ci possiamo passare. Ah, sono stupido. Uno di troppo. Vabbè. Non è un puzzle difficile, sono io stupido che non me lo ricordo a memoria e non ho controllato per fare il figo. Stavo per tagliare il nemico, ma no, gelatina è nuova. Osserviamola. Attacco 6, difesa 0. Tipico, bella formosa ma senza cervello. Movimento sexy. Oh, non me lo ricordavo questo. Il controller si è mosso nuovo da solo. Imitiamola. Stai immobile con gelatina. Ora ti sembra un comportamento di comprendere. Ora ti sembra di comprendere un po' meglio il mondo. Movimento sexy. Ah, comunque, non sono pro player, non sono il master of Undertale, anche se ho fatto tante run. Ok, quindi avvertiti. Avete letto il cartello del piano di sotto? Della serie, il gioco sa tutto riguardo a quello che facciamo. E niente. Tre giratine, possiamo risparmiarle subito, ok? Perché le possiamo risparmiarle subito? Non lo so, va bene. Siamo nel tutorial d'altronde. Ehi, piano! Cosa ti fa pensare di potermi spingere così? Me lo stai chiedendo di spostarmi? Ah, va bene, solo per te, dolcezza. Vuoi che mi sposti ancora? Benissimo, e adesso? La direzione sbagliata? Ok, credo di aver capito. Vuol dire che ci restassi? Certo che mi stavo facendo sgobbare. Non è tutto più facile quando si chiede? Della serie che è il Fundamentis per la Pacifist? Oh, ecco, ascoltate bene. Sì, un topo. Questo formaggio è qui da un bel po'. È attaccato al tavolo. Sapere che un giorno un topo potrebbe uscire dalla tana e prendere il formaggio ti riempie di determinazione. Siamo 17 minuti, ok, facciamo l'ultimissima cosa e poi stacchiamo. Perché qui c'è lui. È ancora qua? Questo spettro continua a ripetere la lettera Z fingendo di dormire. Non possiamo andare avanti nel gioco se non lo spostiamo con la forza, quindi preparatevi a una delle prime fighe host di Undertale.
è con Napstablock. Vi lascerò muti alcuni momenti. Attacco 10, difesa 10. Sembra che gli manchi il senso dell'umorismo. Sono un vero spasso. Rallaghiamolo un po'. Hai fatto un sorriso paziente a Napstablock? Non sono davvero in vena adesso, scusa. Della serie wow. Rallaghiamolo ancora. E do una battutina a Napstablock. Ci provo. Lo chiamo Mr. Bluck. Ti piace? Oh cavolo. Di solito vengo nelle rovine perché non c'è nessuno in giro. Ma oggi ho trovato qualcuno di gentile. Oh, sto blaterando. Mi levo dai piedi. Oh mio Dio, Napstablock. Ok, questo è importante. Dolci di ragni. Tutto ricavato andrà dei veri ragni. Vi consiglio di spendere questi 7G e di comprarvi. I ragni sono scesi e ti hanno dato una ciambella ragni che possiamo osservare. Ciambella di ragni, cura 12 CPS, ciambella di impasto con sidro di ragni. Facciamo giusto questo corridoio andiamo avanti? No, ci fermiamo qua. Ragazzi, so che questo gioco non è per molti, l'ho detto all'inizio, è un gioco che può piacere, un gioco che non può non piacere. Ma vi prego perlomeno di darci una possibilità. Voi guardatelo. Se poi non vi piace, per l'amor di Dio, non posso costringervi a guardare questa serie. Aspetterete la prossima, contando che comunque le serie Pokémon ci sono e come. E altre serie non Pokémon come Undertale saranno programmate per più in là. Quindi, tranquilli, voi vi seguite TG Pocket in caso se non volete seguire Undertale. Però una possibilità datela, perché secondo me, ora, è il primo episodio, ok? Quindi, se la prima impressione non vi piace, è normale, è la prima impressione. Però datemi una possibilità, guardatevi qualche episodio. Se poi non vi piace, smettete per amor di Dio. Ma secondo me vale la pena almeno provarlo. Ragazzi, io vi invito a passare tutti quanti i link in descrizione. Lasciate un mi piace, iscrivervi al canale per la campanella per ogni avviso e non perdervi tutte quante le novità da Instagram. Oppure di non perdervi i pochi tornamenti che stanno per partire da Discord. E ancora di iscrivervi al canale Twitch, dove ogni mercoledì e venerdì siamo davvero alle 16:30. Noi ci vediamo domani venerdì con l'ultima live di prima delle vacanze di Pasqua, quindi un po' di Battlespot, inizio di season nuova, quindi wow. E poi vi ricordo che dopo venerdì, venerdì 2, siamo in festa per le feste di Pasqua, tranne per domenica stessa, ovvero Pasqua, che uscirà un video speciale come è stato per Natale. Poi dal 5, che è lunedì, fino a venerdì non uscirà niente, eccetto per la live della Pokémon Players Cup, che penso di portare. Comunque seguitemi su Instagram, perché lì sicuramente lo dico se la porto o non la porto. Per il resto noi poi siamo in festa per tutta quanta la settimana che va dal 5 al 12 e poi riprenderemo con i video. Ma per oggi è tutto. Arrivederci assistenti.